Ragazze, bentornate sul canale. Oggi voglio proporvi un video un po' diverso dal solito. Come avrete già letto dal titolo, vi voglio parlare del contorno occhi e tutto quello che faccio per prendermene cura. Infatti, si sa che il contorno occhi, la pelle del contorno occhi, è lo strato più sottile di epidermide che abbiamo in tutto il corpo ed è sicuramente la zona più delicata del viso, se non del corpo intero. E bisogna comunque prendersene cura con i prodotti giusti, farlo nella maniera giusta, senza sfregare troppo, comunque utilizzare prodotti che siano aggressivi, perché è una zona comunque molto soggetta a rughette, segni di espressione e io vabbè, adesso sono ancora giovane, però comunque per queste cose è meglio prevenire che curare e quindi insomma bisogna darci quell'attenzione e quella cura in più. Inoltre, molte ragazze, ma anche ragazze, sono soggetti a occhiaie, a borse. Io non ho borse, però comunque oggi non ho il correttore. Potete vedere che ho un po' di occhiaie, soprattutto in questo periodo in cui studio tanto, ci sono. Bene, quindi direi di partire immediatamente. Allora, una cosa molto importante è curare il contorno occhi sin dallo struccaggio. Quindi utilizzare prodotti mirati, no alle salviettine struccanti perché questo movimento è deleterio sia per il contorno occhi perché causa la formazione di lineette di espressione e sia per le ciglia perché le andiamo a stressare. Qualche volta può capitare di utilizzare le salviette struccanti, mi capita anche a me, l'importante è che non sia l'abitudine. Stessa cosa, utilizzare un prodotto non specifico per gli occhi, quindi magari solo per il viso. Non solo potrebbe farci bruciare gli occhi, ma ci porterebbe a insistere maggiormente per levare magari il mascara, eccetera, e quindi a fare pressione sull'occhio e a stressare la zona. Per cui io consiglio un bifasico, in generale uno struccante pensato per la zona delicata del contorno occhi, ma io mi trovo benissimo con i bifasici. Ho appena finito quello di Botanica. Adesso andrò a utilizzare questo qui di Avenida che è anche certificato CEA, quindi ottimi ingredienti, ma comunque insomma vanno bene un po' tutti, io ve ne faccio vedere uno così a campione. Così voi appoggiate il dischetto, la parte oleosa va a sciogliere tutto il trucco, il mascara, la matita, eccetera, poi portate via e assolutamente vi ha struccato perfettamente senza bisogno di insistere, di fare movimenti aggressivi, eccetera. Quindi è molto importante sin dalla fase dello struccaggio curare il contorno occhi. Ovviamente poi è indispensabile utilizzare una crema per il contorno occhi. Evitate di utilizzare la stessa che utilizzate sul viso, perché comunque se esistono le creme per il contorno occhi apposta, un motivo c'è. Io al momento sto utilizzando questo contorno occhi di Anthos che avete già visto nella mia skincare routine. Questo è con miele, albicocca, mela, echinacea, vitamina A e olio di borragine, 30 ml, 6 mesi di PAO. Questo qui è particolarmente indicato alle rogature così per questo periodo perché, come vi ho già mostrato, è liquidissimo. Quindi è molto molto fresco, decongestionante, però non è super idratante. Dovete scegliere il contorno occhi ovviamente in base alla vostra esigenza. Io non ho un contorno occhi secco, è un contorno occhi comunque giovane, quindi in questo periodo è perfetto un prodotto così, su base comunque acquosa, che va, ecco, a fare il minimo indispensabile, ma mi dà quella sensazione di fresco comunque piacevole. Io ragazze mi scuso per la luce, ma è un tempo osceno. Adesso mi sciolgo anche i capelli che la coda mi dà fastidio. E quindi vi dicevo appunto che a me va bene un prodotto del genere, però dovete un attimino valutare anche in base alle vostre esigenze. Bene, questo è il minimo indispensabile, ecco, che vi ho fatto vedere. Il minimo. Poi ci sono dei trattamenti da affiancare, insomma, alla crema e allo struccaggio per prendersi cura, insomma, del proprio contorno occhi. Allora, secondo me, indispensabili sono le gocce di Eufrasia, soprattutto per chi soffre di borse e di occhiaie. Queste qua sono di Dottor Taffi, ve ne ho già parlato, sono praticamente delle goccine che contengono acqua di Eufrasia, acqua di camomilla, acqua di fiordaliso e acqua di issopo. Sono
tutti ingredienti comunque decongestionanti, lenitivi e schiarenti per il contorno occhi. Queste goccine fanno veramente i miracoli, andrebbero utilizzate mattina e sera un paio di goccine nel contorno occhi prima della vostra crema abituale. Io non le utilizzo, le ho utilizzate sì così e devo dire che ho visto dei miglioramenti sulle occhiaie, non le sto più utilizzando così perché utilizzate in quel modo durano tipo un mese e 10 giorni, non di più. Per cui le utilizzo all'evenienza e mi piacciono tantissimo perché l'effetto decongestionante, lenitivo, schiarente è immediato e vanno anche a dare quello step di idratazione in più. Un altro utilizzo che faccio delle gocce di Ufrasa è realizzare degli impacchi decongestionanti per il contorno occhi. Quindi prendo un dischetto di cotone, generalmente quelli grandi, lo piego, poi vado a tagliare in modo da formare due mezze lune da mettere tipo patch per gli occhi. E cosa faccio? Li imbevo di acqua di rose, assolutamente rinfrescante, idratante, lenitiva. Questa qui è della Roberts, però insomma, quella che trovate, questa non è neanche proprio il massimo quanto a ingredienti. Idrolato di lavanda, perché io l'avevo acquistato per il viso, non mi fa impazzire, però è un antinfiammatorio, calmante, decongestionante, quindi imbevo appunto il dischetto con questi due e poi vado ad aggiungere un po' di gocce, tipo 5-6 goccine di gocce di Ufrasa e tengo per insomma quanto mi va, un quarto d'ora, 20 minuti. E mi piace tantissimo perché una volta che tolgo i dischetti, il contorno occhi è molto più idratato, lenito, sfiammato se per caso ha qualche irritazione. Infatti è un impacco che faccio prevalentemente di ritorno dalla spiaggia quando sono stata al mare. Altrimenti, se non avete voglia di spignattarlo, che comunque insomma è uno spignatto piuttosto semplice, cioè sono 3 ingredienti, quindi anche facilmente reperibili, però ci sono ovviamente anche dei patch, degli impacchi per gli occhi già pronti che io vi consiglio di fare comunque almeno una volta a settimana. Potete trovarli o in crema, io questi due, questo qua è l'impacco contorno occhi all'estratto di fiordaliso della HQ, eccolo qua, non ha un ottimo inci, devo dirvi la verità, però appunto è pensato per andare a calmare il contorno occhi, a idratarlo, a dissetarlo, soprattutto dopo le giornate in spiaggia. E qua c'è scritto usare quando la mancanza di sonno, il troppo sole, la vita frenetica rendono gli occhi stanchi e segnati. Contiene estratti di fiordaliso, camomilla, arancio amaro e quercia. Quindi insomma gli estratti ci sono, poi ci sono anche tante altre schifezze. È una cremina bianca che io metto in abbondanza, non si va ad assorbire. Dopo circa 10 minuti la sciacquo e trovo comunque il contorno occhi un attimino più luminoso, un attimino più idratato, sicuramente va a dare sollievo. Questa la trovate tranquillamente in tutti i Tigotà. Altrimenti è buona anche questa qui di BioJ, borsa sotto gli occhi, che è appunto in collaborazione con l'estetista cinica e la trovate da OVS, da Coin. È un gel piuttosto denso. Ora io non so voi quanto vedrete. Vedete, ecco, è un gel piuttosto denso che io applico appunto in questa zona. Si chiama borse sotto gli occhi, quindi è pensata prevalentemente per le borse. Devo dire che io la utilizzo più che altro come mascherina idratante perché comunque effettivamente va a idratare il contorno occhi, lo lascia meno segnato. Ecco, sulle borse non mi posso pronunciare perché non avendone, vi posso dire che sulle occhiaie non fa niente, però per le occhiaie ce n'è un'altra uscita quest'estate che si chiama Bye Bye Panda, quindi quella lì è pensata per le occhiaie evidentemente. Altrimenti, ultimi ma non ultimi, ci sono i famosissimi patch. Io ho questi qua che sono coreani, però insomma penso si trovino anche qui in Italia. Questi qua della Gold Premium First, questi qua sono illuminanti. Ve ne ho già parlato in un video tanto tempo fa e vi dissi che non mi facevano impazzire. Vedete, hanno la loro spatolina e sono così. Non mi fanno particolarmente impazzire perché mi lasciavano tipo delle bollicine sul contorno occhi che dopo, insomma, dopo un po' sparivano. Non so se vi ricordate, ve le avevo messe in un video dei bocciati. Quindi questi qui forse in particolare non sono il top perché mi fanno quel difetto lì. Però
posso dire a loro discolpa che mi lasciano un contorno occhi veramente molto luminoso, fresco, riposato, quindi l'effetto lo fanno. Peccato per le bollicine, però vi dico, è un po' che non li provo più, quindi c'è caso anche che non mi facciano più quel difetto lì. Altrimenti dei patch che secondo me sono fantastici per l'estate, questi qui li ho trovati su Yes Style, pagati tipo 9 euro, ma dentro ce ne sono tantissimi. Non mi ricordo quanti, ma tanti, veramente tanti, tipo 60, una cosa così. Questo invece ne ha 36 e li ho presi su AliExpress per tipo 2 euro, 2,50 euro. Della Bioacqua, si chiama Moisten My Eyes. Sono appunto dei patch rinfrescanti e idratanti con estratto di cetriolo e tè verde. Eccoli qua, ma a parte gli estratti e tutto, insomma. Parliamo di quanto sono carini, cioè sono proprio delle tipo fette di cetriolo, ovviamente in tessuto, che voi vi mettete a occhi chiusi e vi rilassate. Questi qua hanno un effetto rilassante fantastico, ma soprattutto sono super rinfrescanti. Io prima li metto, insomma, 10 minuti, un quarto d'ora in frigo e vanno secondo me a idratare moltissimo il contorno occhi perché ciascun cetriolino è proprio bello imbevuto di siero, infatti. Qua trovate le loro pinzettine per prelevarli e loro sono proprio a bagno in questo siero, quindi loro sono inzuppati, voi li prelevate e io li tengo finché praticamente non si asciugano, quindi una mezz'oretta. Sto lì a occhi chiusi in super relax, mi addormentano, vabbè, però più o meno. E questi mi piacciono tanto, non mi hanno dato alcun tipo di problema a differenza di questi altri. L'effetto però è minore. Cioè, questi qui mi rinfrescano molto e mi lasciano il contorno occhi leggermente più idratato, ma niente di trascendentale. Mentre questi qui mi lasciano il contorno occhi molto luminoso, però mi facevano quel difetto. Quindi, ragazze, niente, il video termina qui. Volevo farvi una carrellata per mostrarvi, insomma, i prodotti che utilizzo per curare il contorno occhi, visto che non ve ne ho mai parlato, insomma, di molti prodotti che vi ho mostrato. Sì, di alcuni sì, però di altri non vi ho mai parlato, non ho mai preso molto in esame questo argomento. Fatemi sapere se ovviamente vi ha fatto piacere e fatemi sapere che prodotti utilizzate voi. Io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!